Ed eccoci ritornati qui insieme a voi per quello che si usa dire il secondo tempo del nostro spettacolo. Direttrice, posso fare una proposta? Sentiamo se... No, volevo dire, solitamente lei sa bene che nei nostri spettacoli cerchiamo di dare un abbraccio un po' a tutte le città italiane, che sono comunque tutte quante belle, no? Siete d'accordo con noi? Quindi che ne direste di un viaggetto partendo dal nord ad arrivare giù al sud? Cioè, tutte le città. Ce la facciamo tutta quanta l'Italia. Ci proviamo? No, lo facciamo sicuramente. Ci proviamo. Partiamo da Milano, Firenze, Genova, Roma, Napoli, Valeria, via. È una cosa molto divertente. E da dove partiamo? Da Milano. Milano, lì che cosa si canta? Oh mia bella Madonnina, tu che brilli da lassù, tutta d'ore piccinina, tu ti domini Milano. Basta, non la so più, so solo queste due. Passiamo per Genova allora. Genova. Ma se che penso, allora io vedo il mare, li vedo righi e Plaza d'Annunzia. Non la so. Ce ne siamo accorti, direttrice. Arriviamo provato. Scendendo, fermiamoci anche a Firenze. Firenze. La porti un bacione a Firenze, che è la mia città e ancora sempre qui. Eccetera. No, eccetera, siamo là, ci siamo arrivati, siamo a Roma. Adesso siamo a Roma. A Roma ci sono e ci sono anche loro. Ma che ce frega, ma che ce importa, se la spalvino già messo l'acqua. E noi gli dico, e noi gli famo, ci hai messo l'acqua e non te pagavo. Noi siamo quelli che ieri rispondevo in coro, è meglio il vino degli castelli che questa società. Questa la sappiamo. Mi perdoni, guido io. Arriviamo a Napoli, eh? A Napoli, ma a Napoli c'è tanto da dire di Napoli. Tutte sere c'è chiaro. Buonasera. A Napoli ci sono qui, buonasera. Ma chi sei? Tutte sere c'è chiaro, si mette un navigatore. Mamma mia, che la niente, mia bella Madonnina. Perché te, ma fa una cosa allegra, una cosa napoletana, perché sto pubblico te ne usa anche brace fin dall'ucora. E fa una cosa allegra, una tarantella, va! Vai! Dai questo venito delle ragazze.
Ma di dove sei precisamente? Posso sapere di dove sei? No, non ma come sono bravo, come facciamo un applauso a queste ragazze, perché portano la cultura in giro del ballo, ma che buona gente. Pulcinella, che bella gente c'è stasera. Hai visto? Hai visto? Io sono andato via da Acerra, tu lo sai che sono andato qua. Tu sei di Acerra, cioè in questo paese? Certo, io mi chiamavo Paolo Cinelli, sono nato a due passi. Andai un attimino in Francia. A far cosa? Il sedicesimo e mi chiamavano Pulcinella perché i francesi sono un po' tutti abituati, sai, merci, un'eleganza esagerata. Anche nel borgo c'è eleganza. Arrivai a Napoli, oh vica tuffa, e mi chiamai in Pulcinella. E quando è cosa che ho vista, o 1647, ma Sanil è certo. L'oppressione di Riebata, o Vacetta è diventato un grande re, Ais, chiamuchè, ma ora carogno, uccetto, mi chiami così, o squartai, goppa chi su carmela. 1799, maronna, che rivoluzione succedette a Napoli, non si capette niente. C'è nata Serra Cassano, un goppo monte Dio, con la grande Pimentel Fonseca romana, amiche che la cessi carovina. Che t'ha fatto? Sì, la moglie di Ferdinanda, e ce l'è da tutti quanti. E sono passato a Piazza Mercato, la di Urli, che squallone. Una piazza che ha fatto rivoluzione, ha fatto cosa? Sono rimasto male. Dopo 400 anni sono tornato, ha già trovato una casa. Città tutta cagnata, gente con corno, gente che non se la butta, uguaglianza, amore, non ce ne sta più. Ma perché tutto questo? Però una cosa bella c'è ancora, la musica antica, perché che la nuova non trova soluzione. A gente dopo 15 ore non si ricorda neanche più motivo. Che squallore che stiamo vivendo. Beh maestro, io direi di andare con il 700, va, dove c'era una grande cultura, dove c'erano i conservatori napoletani che tutto il mondo ci invidiava, dove c'era la cultura. Allora ci stava gente che studiava e portava un nome in Napoli a un certo livello. Oddio, oggi non lo portano. Però mamma mia, sono 600 anni storica già vista. Mamma è un momento antico. E facimmo lo staccio e cerenello, vai! Giro la città! Thank you.
bella cosa. Quando la seconda non pubblica così, sono stata a Milano 5 giorni fa. Tutti i sudisti come chiagnano questa terra. E la signor Maita, tengo un buon donna. Faccio un buon donna a Milano. Buon giorno, ma vuoi dirmi a me perché io ho indovato una casa. Ah, città quasi a zona mia. Aita. E a Mari scrivette una canzone bella. Quale ricetta? Come a Mari? È un grande autore. E giù non sanno niente in scuola, in giro, che ignoranza, non sanno niente, che peccato, che peccato. E a Mari che ha scritto. Una cosa bellissima. A Wer, non si capiva niente. Nascette le creature nel mese. Ascolta, io però direi una cosa. Questa è una tamburiata, giusto? Vogliono delle tamburiate. Non la possiamo fare. Delle persone che possono suonare con te. Ecco, qualcuno che suona una tamburra. Qualcuno che può salire? Qualcuno che sa suonare la tamburra? Uno strumento della nostra tradizione? E chi sale? Chi sale? Un signore che? Buonasera, dottor, buonasera. Ci serve una tamburra, ognuno sta suonando uno strumento. Eccolo qua, eccolo qua. Bel menè, è risorto. Allora, 1943. Aspetta, ecco qua. Signore, grazie. Aspetta. Signore, prego, vuole venire un attimo qua, mi dispiace. Un applauso a Cerno, perché caso non ha di, e a stare in auto. Questo, signore, funzionare. Pronto, prego. Anche il cappello, omaggio della Becca. Ma un applauso a questo signore che si è offerto. Pule ce n'è. Grazie. Guarda la d'amore che gli hanno dato, che dici? Ma che stanno facendo? Ma la prima non è buona, ci hanno dato la seconda. Ancora? Ancora possiamo farla, mamma mia, che stai... state un bel epigrafo, signore. Tanta fortuna, pochi tassi, perché i tassi sono sempre un problema questi tassi. Io faccio 1, 2, 3, 4 e vi faccio 5, 6, 7 non in italiano, in tate in laurea. Pensate alla fame che tenete, le guilate che arrivi, sfacci, ma si volete stanno sempre qua. Mettiamo questa intenzione. In da 5, 6, 7, 8, prendi con me. Oppure la signora con marito non può 40 anni, ma tu che vuoi, non può 40 anni, ma va! Così è.
Oppure dice, ma stasera già fa sempre così, sono 30 anni che è tale e quale, come non è un'ora. Ma vai alla, sempre che lei. E allora dico, cazzo, mu. Uno, tre, quattro, cinque, sette, otto, per una fortunità che sono vostre. Uno, due, tre, Sì.
Pulcinello se ne va, vi ringrazio e vi rimando con Catan, ma cambiate in parte nuova che sta succedendo, che tragedia, ciao Maramiglio! Ciro Lacidi, e un applauso al signore che si è prestato gentilmente con noi. Grazie. E allora, un attimo solo. Sì. Niente, bellissima questa atmosfera di tarantelle, questa atmosfera particolare. È successo un contrattempo. Che è successo? Che succede? Che c'è? Ah, sì. Ma il signore non c'è più. Se n'è andato. È andato via il signore. Mi dispiace, no, perché è stata una negligenza mia. In genere, allora, in genere attimo, sono sempre. Un'altra volta la rivolgo. Perché non in genere io, sono però... sempre il gentil sesso, sono sempre delle signore ogni che ci marciano di questa che collaborazione. Noi avevamo allora, pensato di offrire prego, una rosa. Vada da lui. Può essere così gentile e spiritoso da volerla accettare. Guardate. Questo è per lei, grazie. Prego. Amo il batterista. Sapete che cosa ha detto? Io lo devo dire. No, io lo dico. Dice è l'età. Che gli rispondiamo? Abbiamo tutti l'età, ma funzioniamo ancora. Grazie. Vai avanti. Grazie ancora. E allora proseguiamo, appunto, siamo in tema di canzoni napoletane. Cosa facciamo? Una tarantella anch'io voglio fare. Vai. Cantato ancora il napoletano, sono belle le canzoni napoletane, vero? Sì, prendi il microfono, facciamo ancora un applauso a queste magnifiche, stupende quattro ragazze, tutte ventenni e qualcuna addirittura diciannovenne. Sono due di 19, due di 20. Ecco qua, ci siamo. Sì, dicevi, ancora non ho avuto l'opportunità di cantare napoletano. Vuoi farlo? Assolutamente sì. Se i maestri mi accompagnano. Ma certamente saranno tutti con te. No, ma sentite, ma questa è una banda di pazzi. Ma facciamo una cosa, se mi fanno i fischi voi mi accompagnate a casa, se mi fanno l'applauso invece continuiamo. Eccolo là, eccolo pronto. Direttrice. Dai. Un
nascondendo volere, c'è c'è chi un brugliatore, un simpatia da città americana, un musicare a mare a gambazzelle. Napoletano, sì. E vai con cosa? Io proporrei un po' di sole. Un po' di sole? Arte, artisti. Andrei veramente il caso, un po' di sole. Ottimo, vai! Con le mani, su! Che stupore, ma stai dolce, sento un bacio di gemello. Nevo mangia e mantenne, un stupore in cadrà. Ma però stupore triste, è un acciaro insistente, che a martiello e cucardello, in zomone faria. Sta canzone per la te, sta canzone per la te. Catarina. Una brunetta cosa piace,
ce la caviamo anche con il napoletano. Albedo, ci proviamo. Scusa, ragazzi, scusate, ma che è? Io vedo un po' un strano, non sento un movimento strano nelle spalle. C'è qualcosa che non va. Che succede? Questo non è il genere di musica nostra. No, non riesco a sentire, a capire. Che succede? Che succede? Ho capito, ho capito. Vogliono essere presentati i ragazzi del gruppo. Hai capito perché fanno il suo casino? Allora, ok, vai, dimmi. Vi abbiamo presentati, possiamo andare avanti a questo punto? Sì, sì, io... possiamo che... andare avanti. Bravo, bravo! Che? Veramente bravo, veramente bravo! No, aspetta! Ma che? Ma che? Che succede? Che? No, aspetta, Lidia, vado io. Ehi, chi sei? Dove stai? Sta a fare un commissario, fa l'innare... Ma chi ti conosce? Ma io non vedo nessuno. Ma chi si, io? Oddio! Ehi! E poi voi non fate cazzo, perché come stai a costruire, a costruire, fai indagere, oh, mamma mia, mamma mia! Ma se gli piace il mesh rock a me! Lidia, ma tu lo conosci? Così e così! Sì, sì, mamma mia! Sì, sì, ho me venì cango qua! What? Si songo! Si songo! Si songo! Siete stato lei, io? Giovanni, mettiamo subito in gioco. Ma Steven facendo una vera o Steven pazzo? Steven facendo
perché a me la pazziale non mi piace. No, io quando camminavo, no, le signore dicevano, ci avevano fuori da mirare, questa è una magnificenza. Giovanò, fuori da mirare, questo è un bello per me. Giovanò, fuori da mirare, proprio. Mamma mia. Sembra una bella, sembra accendere. No, io dicevo un'altra cosa. A canzone la pizza. E la mia madre, sei curato. Una bella fumata, giorni d'ozio, e da un'altra, volevo offrirti
fermo. Ok, ok, ok. Scapricciatella mia, vattene a casa. Se non muovi in galera, rintasso mese. Grazie. E adesso credo che debba cedere il posto, come prima, a Nello Padula. Stella, caso asciuta.
se ne chiudo la casera senza dolore. E chi amo non può potere, fuori un balcone stanotte tre, risponde tardi, si può sapere. Fino adesso ho solamente cantato, io vorrei fare una scommessa con tutti quanti voi, perché secondo me io sarei anche in grado di suonare uno strumento. Voi che dite? Ok, allora è possibile avere un violino? Ce l'abbiamo un violino? Perché secondo me sul violino vado forte. Ok, allora io faccio un attimo questo a terra. Ah!
Simone, ogni cosa è d'un era, era. Perché il povero Saverio, quando è salito su, correte casa, lasciate, non trova niente più, e resta col suo carico la moglie e la mamma, e i due fratelli piccoli che stanno a mangiare, e che sono i pepper, c'è poca pazzia, c'è migliore, c'è broglie, c'è sanno un po' buia. Io sono così che giovani, la cosa sta scusa, ma c'è stato da perdere e niente a guadagnare. Grazie. Grazie a te. No, no, io volevo dire un attimo una cosa. Che cosa? Parlando delle donne, no, devo dire un attimo una cosa mia. La cosa tua? Sembra chiaro che finita. Ma che ti serve? Che ti serve? Ma occorre quest'altro microfono, che quello non si sente. Sì, ma non si sente. Si sente? Sì, ma si sente. Ok, io sono bimicrofono. Mi si fa corda. Sai, è bipede che è bica, ma io sono bimicrofono. Ok. No, un fatto che mi è capitato un po' qualche giorno fa, c'era una signora con la sua figlioletta che cercava un'informazione. Aspetta, mamma, qua non ci sta nessuno. Vigila, aspetta. Lo signora prova. Scusate, Giovanotto. Mi sapete indicare la strada per piazza Carlo Terzi? Allora, lo faccio. Signor, ma richiedete tanta gente aspetta, ma non c'ho comando, la voglio che lo signore è proprio nervoso. Scusate, Giovanna, ma è per comando, eh? Ma come avete detto? Allora, signor, ma... Allora, signora... Andare se sempre detto, non la prima, non la seconda, piazza. Adesso piazza a destra, piazza Carlo Terzi. Vabbè, Giovanotto, eh? Aspetta, mamma, che lo signore è nervoso. Chi sta alzando, mamma? Faccia tu, stavo. Scusate, Giovanotto, che... Ma come avete detto? Si corre, non si va, 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 non si
come siamo dicono, pronti, come dicono i francesi, a frappè, a frappè. Sotto basamento, dai cani, vai con la casino, vai con la parlava una tarantella, la tarantella è bella, ma ne sei pronto, sta arrivando qualcuno. Senta, ma lei è il signor Antonio De Tuttis? No, no, per gli amici. Lei un driver caso Messina proveniva da Canicattì, prese posto sulla rittorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese non rispose né no e né sì. Allora io col mio nobile inglese sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, un buon palessio divento per te. Miss, mia dolce Miss, stavo ma fosse che moro per te. Perdonami se canto di quell'aria che sai giù, il cantico dei cantici del blu dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommesse che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis, e tu lo sai di che. Lo baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò a mezzo di. Poi mi scrivo una lettera al mese e mi dice mio caro Mimi, io rispondo al tuo nobile inglese, ma bevo non riesco a capire. Divento per te, Miss, mia dolce Miss, scavo ma forse.
mia cara miss, faccia la scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce miss, mia moglie è miss, e tu lo sai di che. Ora, per fare una cosa insieme, perché pure voglio fare una cosa con il pubblico. Questa la conosciamo tutti, il principe. Se io intono Carme, piano piano, piano, cosa a volte? Allora, prima sono i maschi. Ah, boh, quello ci sta chi arriva prima, chi arriva dopo, chi non arriva mai. Ora sono le donne. Car. Ma una cosa una volta, poi se mai signora la seconda fila, sa? Maschi! Siete cosa? Donne! Ensemble! Maestro, in do? In do sta bene, maestro! Ragazzi, scusatemi, abbiamo fatto parecchio pasticcio. Questo è stato Nello, però vi giuro, questa è la firma Nello. Te ne vai passeggiando per tutto il palco, ti porti ragazze, microfoni, fili. Sei pronto? Tutti pronti! Oh!
grazie. Bravissime. Un applauso al nostro portavoce di ballo. Le nostre magnifiche. Ancora un applauso alle nostre ragazze. Un applauso a voi. Vi lasciamo libere. Tempo per cambiarsi un attimino di abito. Le ragazze qua abbiamo imbrogliato tutti i fili. Io non lo so questo dove si è impegnato. Non riesco a camminare adesso. Ecco qua. Ecco qua, abbiamo risolto. Non si capisce più niente su questo qua. E chi è stato? Nello? È stato lui? Sono stato io. Guardala, guarda che combiniamo. Fa niente. Siamo nel... siamo nella nostra perché... attività, del nostro... ma perché noi ci facciamo prendere, ci muoviamo sul palco e quindi... possono capitare. Noi a questo punto che facciamo? Io volevo intonare una canzone. Sarebbe, vale a dire? Usurdata innamorata. E la sanno sicuramente tutti quanti. Vai! Tutti e due insieme e speriamo che questo spettacolo possa raggiungere le più belle piazze, ma non dico chissà che piazze, ma le piazze dove amano appunto la canzone napoletana. A questo punto, proprio perché parliamo di Napoli, parliamo del folklore napoletano,
che è un qualche cosa che forse tutti cercano di imitarci, però difficilmente ci riescono, perché noi napoletani, vale a dire, dico Napoli per dire Napoli e dintorni, quindi tutti quanti noi, voi, siamo nella grande Napoli, dove si canta con il cuore la canzone classica napoletana. Io però, prima di andare avanti, ragazzi, permettetemi un attimino, in sala abbiamo tanti tanti colleghi nostri che ci hanno conosciuto tanti anni fa, continuiamo ad essere amici e adesso ritorniamo ad essere colleghi. Io vorrei chiamare sul palco una persona che è stata colui che mi ha dato l'input per ritornare a cantare. Io tanto non volevo e quindi lo chiamerei un attimino con me, Nando Iannuzzi. Nando Iannuzzi, vieni Nando. Ci sono tanti tanti amici e niente, io chiederei a Nando, perché io prima non ci sono stata giù, quindi non ho visto, so che ci sono i nostri colleghi, però non riesco a vederli da sopra con le luci. Innanzitutto voglio ringraziare la TV, radio web di PDM di Tommaso Di Maio, televisione alla quale sono stata ospite e che mi ha accolto con tanto tanto amore. Io voglio cedere il microfono a Nando Iannuzzi, che l'anno scorso, io questo lo devo dire, faceva parte del nostro spettacolo. Poi ci ha lasciato perché lui c'ha tante altre strade, sceneggiate, quindi soprattutto recitazione. Niente, però io ogni tanto, quando posso, lo riprendo con me. Grazie, buonasera a tutti quanti, buonasera. Io in nome della Lidia D'Oliver e la sua band, si chiamano band perché io sono tutto americanizzato, perché sei una band. È una band di pazzi. È una band. E vorrei approfittare, sì, poiché Lidia D'Oliver è un nome d'arte, lei si chiama anche Imma Vannelli, per cui oggi è il suo onomastico. Auguri! Grazie. Grazie. Ma prendo la parola per pochissimo, sì, per raccontare anche l'altra cosa, che io nel 1976, quando cominciai la mia carriera artistica, ebbi il piacere di essere scritturato a Telecaserta, quando c'era Telecaserta, e scritturato per una trasmissione televisiva chiamata Dilettanti in Passarella, così che Dilettanti in Passarella. Erano previste 19 puntate e fu chiamata Lidia D'Oliver per fare il balletto iniziale, la sigla con la canzone, la sua prima, la prima incisione Passerella. Bene, questa trasmissione ebbe tanto successo che furono fatte, anziché 19, 97 puntate. Bene, bene. Grazie anche alla sua bravura. Grazie a te. Successivamente, finite queste puntate, ci perdemmo di vista, perché questa signorina qua, che io la conosco da quando era così, tante rimaste, non preoccupate, non è che è successo niente dopo, conobbe quel disgraziato lì, scusate il termine, Andrea, e decisero di sposarsi. Poi sapete, dopo il matrimonio che succede, si ingrassa un pochino, lei disse no, deve nascere selvaggia, io non voglio cantare più. Quella che è salita prima sul palco. Mi lascia immaginare il mio dispiacere. Dopodiché passarono una ventina d'anni, anche se non li abbiamo dimostrati. Beh, infatti, non passarono questi anni e io fui richiamato in un'altra emittente televisiva per uno spettacolo, però mi proposero un altro collega vicino a presentare. A me, poiché mi piace di più il film Le Gallone, io dissi voglio una collega vicino e interpellai Lidia D'Oliver a collaborarmi in quelle puntate belle, importanti, che ebbero successo. E da allora poi lei dice, ma io vengo, ma ti faccio cantare pure una canzone, tutta verità, lei lo sa. Ti faccio cantare, che cosa vuoi cantare? Io vorrei cantare Sognando, però non so se Don Bachi mi dà l'autorizzazione o meno. Parlammo con Don Bachi, disse cantalo, ti preoccupare, e lei la cantò. Signori miei, da allora Lidia D'Oliver non ha voluto lasciare più il palcoscenico. Hai ti lasciato mio marito il palcoscenico? No, non passa, grazie Nando. Aspetta, fammi salutare. Sì, grazie. Ci sono alcuni colleghi in sala, io non riesco a vederli tutti. Neppure io. Grazie per essere intervenuti, ringrazio Campania Felix stasera con il signor Raffaele Carlino, l'editore che sta riprendendo il tutto.
Ringrazio. Un saluto vorrei farlo, se non vado errata, c'è la figlia di Mario Passero. La figlia di Mario Passero. Dietro nei camerini. Io non ho limito per i fari, ma ce ne stanno tardi, stanno mischiati. Sì. Poi saluto l'editore di TV Radio PDM che è presente. Pino Di Maio. Cantante editore Pino Di Maio che è lì. Figlia, grazie per essere intervenuto. Che cosa dire? Ti lascio. Voglio fare i complimenti a tutti quanti perché. Ciao, è Masciarpa, Mariu, quinto caso. Lo aspetto, Ima Passero, sul finale. Signori, Lidia Dolliver e la sua band. Ragazzi, sì. Andiamo ancora con un po' di polvere. Grazie. Sì. I'm
grazie, grazie, siete gentili, anche se vi vorrei chiedere, mi dispiace raddoppiare l'applauso per le nostre tuole, le nostre ragazze hanno lavorato tantissimo. Venite avanti, è giusto che vi meritiate e vi prendete buscate, l'applauso che meritate, ragazzi. Pubblico che vi ha apprezzate. Che non è facile studiare delle coreografie su questi pezzi. Hanno fatto tutto da sole, tutto da sole. Abbiamo lavorato sodo, così avete scritto su Facebook ed è vero, è verissimo. Grazie. Grazie. Andiamo avanti? Sì. Allora, siamo verso le ultime canzoni. Che c'è? Ah, bellissima! Siamo quasi addirittura d'arrivo. Siamo quasi al finale. Yam. Con tanta bella gente, chi si vuole muovere di qua? Ci stiamo divertendo. Era un suggerimento. Questa dovete aiutarci tutti quanti con le mani, perché la conoscete tutti. Cominceremo la prima strofa e poi mi accompagnate con il tornello. I say I'm gonna make you mine.
E a questo punto, ragazzi, siamo giunti alla fine. È stato bellissimo, però ancora un brano. Voi avete visto che lo spettacolo che noi porteremo nelle piazze si chiamerà appunto Napoli e Samba Napoli. E c'è un perché a questa cosa. Perché, sì. C'è un perché a questa cosa. È il brano che noi proponiamo solitamente, ed è un brano inedito, è nostro, e saranno 5-6 mesi che comunque lo proponiamo, pare che piaccia. Quindi a questo proposito abbiamo voluto intitolare il nostro spettacolo appunto Napoli e Samba Napoli, e colgo lo spunto per dirvi che l'autore è in mezzo a noi. Io non c'ho solo in sala mia figlia, non c'ho alle spalle mio marito, ma c'ho anche il mio cognato alla tastiera, vale a dire l'autore di Napoli è il mio fratellino, cioè manda in castrata, vedete un po', venitemi a salvare, vi prego. Quindi a questo punto io vorrei proporvi proprio questo brano, Napoli e Samba Napoli. Yeah.
allora, questo maggio lei, Imma Passero, la figlia del grande impresario Mario Passero, voleva porgermelo in camerino. Io ho detto no, perché questo maggio è per tutti quanti della band. Grazie Imma Passero e auguri anche a lei, sono maschio.